Ogni anno, per la festa di Pasqua, Pilato liberava uno dei prigionieri, quello che la folla domandava. In quel tempo era in prigione un certo Barabba, che insieme con altri ribelli aveva ucciso un uomo durante una rivolta. Quindi è chiaramente uno zelota, un partigiano, direbbero gli ebrei 2000 anni fa, un terrorista, direbbe un romano 2000 anni fa. Barabba, senz'altro, non è uno qualunque, perché il nome è nobile. Sapete cosa vuol dire né Barabba? Figlio del padre, Bar Abbas, figlio del padre. È un nome di un personaggio di un certo livello. Cosa ha fatto? Tolto quello che dice il Vangelo, non lo sappiamo. Come sia andata la sua vita dopo quel fatto? Il Vangelo non dice niente, le fonti cristiane non dicono niente. I romanzi e i film in questi tempi poi sovrabbondano, ti si attacca tutto quel. Senz'altro era uno conosciuto dalla folla, un nome noto, come era noto Gesù per sé. A un certo momento la folla salì verso il palazzo del governatore e cominciò a chiedergli quello che egli aveva l'abitudine di concedere. Ecco qui un'altra prova che il giorno dopo quello del capitolo 14 siamo al venerdì, perché se fosse il giorno della festa non avrebbero neanche potuto andare in piazza, perché per gli ebrei, ricordiamo, la festa consiste essenzialmente nel riposare, e anche i passi consentiti sono quelli che permettono di andare alla sinagoga e tornare a casa, basta. Neanche il pranzo potevano preparare le donne, perché quello è un lavoro, preparava prima. Allora Pilato rispose: volete che vi lasci libero Gesù, questo re dei Giudei? Disse così perché sapeva che i capi dei sacerdoti l'avevano portato da lui solo per odio. Ma i capi dei sacerdoti cominciarono a mettere in agitazione la folla perché chiedesse la liberazione di Barabba.